tema della sostenibilità oggi è uno dei temi fondamentali per l'attualità e si sviluppa su tre tematiche fondamentali che sono profit, people e planet. A proposito di ambiente, Tesmec si impegna costantemente nel miglioramento dell'impatto ambientale della propria attività. Ci troviamo qui oggi con il nostro responsabile di qualità, sicurezza e ambiente, Andrea Piovani. Quali sono gli ultimi traguardi raggiunti recentemente dal gruppo Tesmec e quali sono i prossimi obiettivi nell'ambito delle politiche ambientali? Quello che abbiamo realizzato negli ultimi tre anni è stato di certificare su tutti gli stabilimenti italiani secondo la norma ISO 14001. Dobbiamo utilizzare queste certificazioni come la base di lancio per nuovi progetti. Ad esempio, uno degli ultimi che abbiamo raggiunto è in una delle nostre business unit il raggiungimento della norma ISO 14067, che è più famosa come carbon footprint, l'impronta di carbonio. In questa occasione abbiamo certificato ben 28 articoli e tutti questi progetti hanno portato anche alla raccolta di dati che prima non avevamo e che ci serviranno sicuramente per lanciarne di nuovi. Il progetto invece, questo recentissimo con cui stiamo partendo, è il lancio della registrazione EMAS. Si prefigge di definire degli obiettivi che saranno condivisi non soltanto all'interno della società, ma anche all'esterno, utenti e a figure esterne alla società. Quindi saranno degli obiettivi e degli impegni, dei KPI che verranno presi ufficialmente. All'interno del Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 rientra il modello WHP come buona prassi per creare un luogo di lavoro che promuova la salute. Di cosa si tratta nello specifico? Che cos'è il programma WHP e in che modo Tesmec ha deciso di attuare questo modello? Solo per presentarlo, WHP vuol dire Workplace Health Promotion. È stato promosso anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e è stato lanciato per primi in Italia proprio a Bergamo, da TS Bergamo. Abbiamo abbracciato questo progetto nell'arco del 2020, quindi in un periodo molto particolare. Lo stiamo promuovendo non soltanto a livello di Tesmec Spa, ma anche all'interno delle altre aziende che sono sparse per tutta Italia. Promuove delle pratiche e dei sistemi che aiuteranno tutte le persone proprio nel raggiungimento di un diverso livello di salute. E quali sono questi sistemi, quelli che stiamo lanciando? Tra questi posso ricordare il supporto psicologico, ad esempio, al Covid e alla pandemia che stiamo vivendo, la promozione di buone pratiche per l'alimentazione attraverso le nostre mense. Un'altra è la lotta al fumo, o anche ad esempio la promozione dell'attività fisica. È un progetto che ha almeno una cadenza triennale, ma come abbiamo visto dal momento in cui l'abbiamo lanciato, si genera questo processo virtuoso per cui noi pensiamo che possa anche non avere mai termine. Un altro dei temi fondamentali della sostenibilità è il volontariato di impresa. Siamo quindi qui oggi con il nostro HR manager, il signor Luma Pedizzoli, per parlare appunto di questo. Da sempre Tesmec è impegnata nel sociale attraverso iniziative di solidarietà verso enti e associazioni. Ultima tra queste è una colletta alimentare diffusa su tutto il territorio nazionale. In che modo le iniziative di solidarietà si inseriscono nel percorso di sostenibilità aziendale? Allora, si inserisce questo progetto in un progetto che vede Tesmec come capofila all'interno del territorio sia nazionale che del territorio locale per creare questo valore di condivisione e di solidarietà. È chiaro che uno dei target che Tesmec si è dato in questi prossimi anni è soprattutto quello di far parte di questo progetto di sostenibilità sul futuro. Il piano di sostenibilità 2021 verrà coordinato da un comitato di sostenibilità ai dipendenti e con i dipendenti. Quanto è fondamentale in questo momento per la nostra azienda il coinvolgimento di tutti i dipendenti in questo percorso? Il driver è dato da una forza motrice che nasce da una forte sponsorship da parte del management fino a un coinvolgimento di tutte le persone. E per questo il mix è assolutamente fondamentale per poi renderci parte di quella che è poi questo futuro di sostenibilità. Che tutti quanti noi dobbiamo essere parte attiva e propositiva. È fondamentale comunque mettere a disposizione, questo è uno dei target che noi abbiamo, il
mettere le nostre competenze, le conoscenze per il territorio, perché questo deve diventare soprattutto un valore morale e soprattutto un dovere morale nei confronti, ripeto, delle generazioni future e soprattutto per il territorio. Grazie. Grazie a voi tutti.